E bello a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Qui come al solito un bel che vi parla e siamo ritornati in un nuovo video delle pagelle dell'Italia. Visto che ancora sta giocando l'Italia e il giorno dopo sono ancora più incazzato perché abbiamo pareggiato 0-0 e la Svizzera vincendo due partite perché ne ha due in meno si scavalcherebbe e andrebbe prima. Allora, partiamo subito dal portiere che, come al solito, Donnarumma ha coetato un 6 più. Quando è stato chiamato in causa, è sempre stato bravo. E infatti, gli ho dato questo 6 più. Perché poi 6 più, perché non è che ha fatto tutte queste azioni. Però, va bene. Chiellini voto 6. E ha fatto una partita normale da sufficienza, dove lottava e faceva andare avanti la squadra. Poi Bonucci voto 5 e mezzo, è partita disastrosa, ma non al massimo, meno. E credo che rimane sempre il guidatore della difesa insieme a Bonucci, scusate, insieme a Chiellini, però questa partita non l'ho visto molto bene. Poi Emerson sei più, come al solito, spinta offensiva devastante, a parte alcune volte che prova a tirare invece di crossare oppure di passarla, però alcuni errori suoi l'ha fatti, però gli diamo questo 6 più. Di Lorenzo voto 6 e mezzo, fa una partita buona, dai possiamo dire, buona però con quel pizzico in più che ha creato molte azioni. Mi è piaciuto soprattutto per la spinta offensiva che ogni volta c'era lui a crossare oppure a fare i passaggi per l'attacco al centrocampo. Poi passiamo al centrocampo con Locatelli, voto 6. E ha fatto una buona partita, lo chef, che però non è stata proprio la perfezione. Sufficienza piena, però. Jorginho voto 5,5, 5,5 perché la partita l'ha vista a casa sua, sbaglia anche il rigore, quindi se la vedeva in quel modo la partita rimaneva 5 e mezzo, però se la vedeva la partita, però segnava rigore, già poteva essere un 6 più, un 6 e mezzo. Poi Barella voto 6, sempre una partita bella di Nicolò che si era infortunato ma alla fine resiste e esce qualche minuto dopo il tempo dopo l'infortunio. Passiamo all'attacco, Lorenzo Insigne voto 6 e mezzo. Ha fatto bene, ha provato i suoi tiri, ha provato il tiro a giro, ha provato tanti cross, per poco non segnava anche, e quindi per il momento insieme a Di Lorenzo è il migliore. Poi Immobile, come al solito, voto 5, non resiste proprio nella nazionale, fa sempre errori, si fa trovare in fuorigioco. Se tira, l'unica volta che ha tirato che mi ricordo l'ha mandato in curva, quindi 5. Berardi 5 più, guarda, ha fatto lo stesso lavoro di Immobile. Magari se segnava là poteva essere un 6, 6 e mezzo, se no addirittura 7, 7 meno. Però partita brutta di Berardi. Passiamo alle sostituzioni, Chiesa voto 6, fa il suo compito che è quello di cercare il gol e di aiutare la squadra e lo fa bene. A volte con qualche errore, però fa bene. Nicolò Zaniolo, quasi un anno dopo il suo infortunio, ritorna in nazionale e fa una partita buona. Prova il tiro che per poco non entrava, solo perché il difensore gli ha messo il piede davanti. Quindi buona prestazione di Nico. Poi Verratti, voto 6, fa un lavoro discreto e insieme a Locatelli e Barella, il migliore in campo del centrocampo. Poi Pessina e Raspadori senza voto. E entrano verso gli ultimi minuti ma non fanno niente. Mister Mancini, voto 6. Poteva fare di meglio. Ha fatto tutto il suo, quello che poteva. Però 1-0-0 contro la Svizzera non si può fare. Poi squadra, voto 6. Non l'ho vista compatta, c'erano alcuni giocatori che giocavano da soli, troppi errori che si deve migliorare su questo punto e niente. Poi passiamo al voto squadra della Svizzera a cui ho dato un 6 più perché contro una grande squadra che ha appena vinto l'Europeo da qualche giorno ha fatto una buonissima prestazione e quindi il 6 più se lo merita.
Passiamo ai top e ai flop. Il top Lorenzo Insigne e Di Lorenzo e il flop, come al solito, Immobile. Comunque, spero che questo video vi sia piaciuto e vi ricordo che tra poco uscirà una recensione di quello che ho comprato del mondo musicale. Vi do un piccolo spoiler. Lo caricherò sia sul primo canale che sul secondo, che è tutto fatto di musica. Andatevi a scrivere anche là e lascio il commento qua sotto. E niente, di vi ho fatto è tutto. Ci vediamo in un prossimo post partita, pagelle, boh. Vabbè, niente, bella.